Il padre de Bresiac nasce il 2 dicembre 1813 a Castelnaudary, diocesi di Carcassonne, nel sud della Francia. Proviene da una famiglia nobile molto provata dalla Rivoluzione francese. Riceve dal padre la sua prima formazione scolastica. Entra in seminario nel 1832 ed è ordinato sacerdote nel dicembre del 1838. Presta servizio come vicario nella sua parrocchia di origine, San Michele a Castelnaudary. Egli sente però una voce interiore che lo chiama ad impegnarsi per le missioni, come si diceva allora. Compiuto il dovuto discernimento, decide di diventare missionario. Deve vincere la resistenza del suo vescovo, che dopo un certo tempo si decide a lasciarlo andare. Vi è poi l'opposizione del padre molto forte. Dovrà partire senza salutare la famiglia. Sceglie l'Istituto delle Missioni Estere di Parigi e giunge in questa città nel giugno del 1841. Per circa 9 mesi si prepara alla missione. È nominato al vicariato apostolico che ha sede a Pondicherry, nel sud dell'India. Il padre de Bresiac giunge in India il 24 giugno 1842. Dopo un tempo di formazione sul luogo, è nominato alla missione di Salem. Dopo solo alcuni mesi, diventa superiore del seminario di Pondicherry. Nel 1846 viene ordinato vescovo titolare di Prusa e vicario apostolico di Coimbatore. Egli si dedica alla cura pastorale dei cristiani, particolarmente dei poveri. È molto attento ai malati e ai disoccupati. Si preoccupa di formare un clero locale preparato e autosufficiente. Il problema della divisione della popolazione in caste, e in particolare l'adattamento agli usi indiani, erano motivo di divergenze tra missionari. Monsignor de Bresiac desiderava maggiore chiarezza nella pratica pastorale. La chiede ripetutamente, ma non l'ottiene. Allora la sua rettitudine di coscienza, unita a conflitti personali locali, lo porta a dimettersi dall'incarico. Lasciando l'India, scrive nel suo diario: «Il futuro è nelle tue mani, Signore, e io non so bene su quale spiaggia mi spinge il vento che soffia in questo momento. Qualsiasi cosa mi capiti, Signore, sii tu l'unico movente delle mie azioni, l'unico scopo dei miei impegni, l'unico oggetto dei miei desideri». Il Papa Pio IX accetta le sue dimissioni nel marzo del 1855. Monsignor de Bresiac desidera essere sempre missionario. Rientrato in Europa, decide di offrirsi per l'Africa, andando verso i popoli più abbandonati. Nel 1856 presenta a Roma, all'autorità pontificia, un progetto per il Daomé, l'attuale Benin. La congregazione di propaganda fide è d'accordo, ma chiede che egli fondi una società di missionari. L'8 dicembre 1856, nella cappella del santuario di Nostra Signora di Fourvière, a Lione, Monsignor de Bresiac, circondato dai primi compagni, consacra alla Madonna la Società delle Missioni Africane, la SMA. Nel 1858 l'autorità pontificia affida alla SMA il nuovo vicariato apostolico di Sierra Leone e Monsignor de Bresiac ne diventa il titolare. Nel novembre dello stesso anno, due sacerdoti e un fratello partono per la Sierra Leone. Monsignor de Bresiac li raggiunge con altri due confratelli il 14 maggio 1859. Proprio in quel momento, a Freetown, vi è una grave epidemia di febbre gialla che miete molte vittime, specie tra gli europei. Colpito dal male, il fondatore della SMA muore il 25 giugno 1859. Nello stesso mese anche gli altri quattro confratelli l'accompagnano nella tomba. In Sierra Leone non rimane più nessun missionario. A Lione, sede della SMA, quanti erano rimasti decidono però di continuare nonostante tale tragedia. Tra loro padre Agostino Planck,
che raccoglie l'eredità spirituale del fondatore della SMA, consolida la comunità dei padri e nel 1876 dà inizio a una comunità femminile con lo stesso scopo, le suore missionarie di Nostra Signora degli Apostoli.